Vabbè, ciao a tutti ragazzi, bentornati in canale Gicone X Svampo. Oggi siamo qui finalmente con un nuovo video, una nuova recensione di una box BF, l'Icarus della Ontec clone presa su 3F Vape. Ringraziamo anche Ale che me l'ha prestata, che è membro della banda del vapore, e quindi la andiamo a vedere da vicino e poi diciamo qualche cosa finale come al solito. Icarus versione 1.5, ragazzi, by Ontec RO, clone presa su 3F Vape. Allora, vediamo la scatola, molto semplice, non c'è niente di strano, una box semplicissima con scritto Ontec RO, la colorazione rossa che poi è un arancione. Andiamo ad aprire la scatola. Qua abbiamo un materiale che attutisce gli urti. E qua abbiamo la box, ragazzi, box che vi arriva così e la boccetta che c'è all'interno, che dovrebbe stare in questo punto qui. Tiriamo fuori la box e già, come vedete ragazzi, già ci sono dei problemi che adesso vi farò vedere. Comunque, prima di, vi faccio vedere la box. Allora, signore, la box è composta da 4 pezzi, 2 sportellini, il telaio della box e la lamella che, se voi la spingete, viene via. Quindi non è fissata per niente. La boccetta è da 8 ml, il corpo è fatto tutto in alluminio, tutto, questo qua è in alluminio, questo è in alluminio, questo è in alluminio, e la lamella sempre in alluminio. Come vedete, la lamella è isolata da questo, diciamo, isolante, perché comunque sia stiamo mettendo una lamella che porta corrente da una 18650 a un Atom, passando comunque da un corpo in alluminio, e quindi già la cosa non mi fa sentire molto sicuro. La box è larga 26, la tazza è da 24 con un O-ring per non far fuoriuscire i liquidi. Come vedete qua all'interno c'è un altro O-ring sempre per far sì che non esca il liquido. Il pin è fluttuante, come vedete. E niente ragazzi, adesso la montiamo sperando di farcela, perché se voi notate, non vi ho fatto vedere i due magneti per negli sportellini che vanno ad attaccarsi alla nostra 18650. Ci mettiamo la lamella qui, che non è fissata, è sempre mobile, quindi nel momento in cui voi ci mettete la boccetta, che io ho già ricaricato, la 18650 e gli sportellini, rimane tutto fisso, però sinceramente non starei tanto sicuro. Comunque sia, prendiamo la nostra 18650, che in questo caso è una Sony VT5A col polo positivo in basso, ok, uno di qua e l'altro di qua, e come vedete ragazzi, quando è chiusa la box rimane aperta. I magneti tengono, però si aggrappano alla 18650. Comunque adesso ci montiamo su il nostro Druga, che vedrete la recensione prossimamente, o forse anche prima di questa recensione, non lo so, sempre BF. Lo squonk avviene bene, funziona bene, l'attivazione è questa ragazzi, certe volte attiva, certe volte non attiva. Vi faccio vedere che fa archi a non finire, vedete? 1, 2, continua a fare archi, quindi già cosa negativa. Questa era l'Icarus versione 1.5. adesso andiamo a dire due cose finali e a fare la prova di svapo. Icarus V1 clone su 3F Vape, ragazzi. Allora, questa roba qui dovrebbero toglierla dal mercato. Problemi? Tutti i problemi che volete ce li ha questa box qui. Adesso, io me l'ha prestata Ale, che ringrazio, che è un membro della banda del vapore. Ha tutti i problemi del mondo, di questo mondo, per box BF, ha tutti i problemi. Tutti quelli che avete avuto ce li ha qua. Allora, prima di tutto è tutto in acciaio, e la cosa non è che mi rende tanto sicuro, dato che la lamella è insieme all'acciaio, non si sa, acciaio, perdona, alluminio, magari fa corto, boh, non si sa.
C'è da dire che la lamella è diciamo ricoperta da quell'isolante che abbiamo visto prima, però io non starei sicuro ugualmente. Seconda cosa, la lamella non è bloccata, quindi quando voi andate a smontarla la lamella si può anche togliere e quindi poi dovete rimetterla, oppure quando togliete la 1850 si sposta, cosa negativa che non mi piace. Un'altra cosa, una volta ho provato a fare lo squonk non tenendo fermo lo sportellino dietro, quindi il buco è qua, schiacci, io ho schiacciato non tenendo fermo e vedete che si apre. Vabbè, lasciamo stare. Un'altra cosa, togliamo l'altro, ok, sta venendo via e vedete che qua manca il magnete ed è rimasto attaccato qui. Proprio una bella box, complimenti a chi l'ha fatta. E adesso a togliere sta affare qui, dovete smontare tutto, ricordarvi quali sono gli sportellini e rimontarla, a meno che non riuscite a riuscire a mettere in posizione il magnete. Non ci sono ancora riuscito. Ok, per fortuna il terzo tentativo ce l'ho fatta. Poi parliamo di altro. Il tasto attiva e non attiva. Attiva ogni tanto, attiva non attiva sempre. Questa è la spinta. Spinge. Vedete, adesso io schiaccio. Avete visto, io avevo già schiacciato da un po'. Certe volte va, certe volte non va, boh, spingere, spinge il giusto, come dovrebbe spingere una box a lamella. Archi, non parliamo di archi perché continua a fare archi voltaici quando la lamella tocca il pin. E un'altra cosa molto sgradevole a mio avviso è che quando la smontate e la mettete lì, gli sportellini non rimangono attaccati perché hanno bisogno della 1850 per attaccarsi. Se volete una box di VF non prendete questa. Quindi detto questo, tutte queste belle cose di questa, che poi è anche bella, a me dispiace, perché volete fare un clone che pagate 15 euro, fatelo, ma fatelo decentemente. La Boxer l'hanno fatta bene ed è un prodottino che va benissimo. Infatti la Boxer va da Dio. Con 15 euro ti prendevi la Boxer. Questa qua, 15 euro, è veramente una roba terribile. Non si riesce a usare, veramente. Tutti i problemi del mondo questa box qua ce l'ha. Quindi, detto questo, vi farò una svapata e come al solito vi dico che se vi piace il video è di piacciarlo, condividerlo, ma soprattutto iscrivervi al canale di Giacone X Svapo, iscrivervi anche al gruppo Facebook La Banda del Vapore, che trovate il link qui sotto in descrizione. E quindi con l'ultima svapata, con questa cosa, perché non si chiama box BF, vi saluto e quindi va bene, ciao.